Buongiorno a tutti, iniziamo questo evento di Caffè Expo. Caffè Expo è un caffè scientifico che argomenta sulla sostenibilità, declinandola in diversi luoghi e con diversi attori. Oggi siamo ospiti dell'Unione Italiana Vini e siamo Fiera di Milano e il caffè scientifico di oggi verte sul tema estremamente originale vini sostenibili e territori sostenibili, un titolo che è accattivante, sicuramente poi lo saranno i contenuti che discuteremo successivamente insieme a tre ospiti. Il provocatore che è il dottorando Sandro Danesi, che è della Scuola di Dottorato di Politica Economica di Milano, il professor Cicciotti, che è professore di economia, emerito professore riconosciuto dell'Università Cattolica, e il dottor Tasca, che è imprenditore e della omonima azienda. Tutti immagino, o quasi tutti, forse speri, avranno assaggiato i tuoi vini. Allora iniziamo subito questo incontro ringraziando prima di tutto gli ospiti e ringrazio calorosamente anche l'Unione Italiana Vini che in occasione di questa fiera ci ha dato la possibilità di realizzare questo evento. Grazie. Grazie. Allora, l'intervento di oggi riguarda appunto il tema della sostenibilità. Già il titolo, vino sostenibile, territori sostenibili. La sostenibilità quindi è al centro di questi due importanti argomenti, il settore vitivinicolo, quindi la bevanda, la produzione del vino, e il territorio e la sostenibilità territoriale. E, diciamo, il tema della sostenibilità ci accompagnerà per tutto il percorso di questo Caffè Expo, di questi interventi. Un breve focus sul ruolo e sull'importanza che ha il vino, che ha sempre avuto il vino fin dall'antichità. Si tratta appunto di un prodotto ormai di origine, diciamo, di molte migliaia di anni prima di Cristo. E è una bevanda che è stata, diciamo, si è sviluppata negli anni, nata nella zona del Medio Oriente, in Egitto, fino ad arrivare sostanzialmente intorno al 5000 avanti Cristo con la nascita dei primi viticoltori. Quindi si parla appunto di un prodotto legato a contesti culturali, legato molto alle tradizioni territoriali. Oggi il vino sempre di più è legato al territorio e infatti molto spesso ci sono vari termini, sia nei vari dibattiti, sia anche appunto possiamo vedere anche leggere sui giornali alcuni termini che trattano il tema della sostenibilità. Quindi i termini, soprattutto quelli più usati solitamente, riguardano appunto la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile, si parla di agricoltura sostenibile. E per arrivare al termine di competitività tra le regioni, competitività a livello nazionale, nella quale le aziende vitivinicole e le aziende agricole si inseriscono, e fino ad arrivare anche a parlare, naturalmente, quando si parla di vino si parla anche di turismo, quindi di turismo enogastronomico e delle varie forme, delle varie tipologie turistiche che si legano appunto all'enogastronomia. Quindi il turismo culturale, il turismo gastronomico e tutte le combinazioni e binomi possibili. E vorrei passare a fare alcune domande appunto ai nostri ospiti e mi rivolgo al professor Cicciotti chiedendole quali sono le relazioni che emergono nel rapporto tra vino, cultura e territorio, e quindi quando si arriva a parlare di turismo enogastronomico e di competitività territoriale, quali sono i valori e i vantaggi dei vari territori italiani che emergono da questo connubio di settori? Grazie, parlo attraverso questo, non so se è necessario. Buongiorno. Partiamo da un presupposto. Vino sostenibile, territorio sostenibile. Il binomio è, come dire, quasi una tautologia.
sentiremo poi Tasca che cosa ci dice su questo, ma non posso immaginare un'azienda che produca vino pretendendo che sia sostenibile in un territorio che non sia sostenibile e viceversa. Le due cose o ci sono o uno esclude l'altro. Non è un paradosso questo. Il rapporto tra vino e territorio è insito nella produzione del vino. Vi ricordate, il vino si fa in cantina, no? Il vino si fa prima in vigna, poi si fa anche in cantina, ma la vigna è sufficiente, la vigna è collegata al clima, ma il clima è sufficiente, il clima è collegato al vitigno o il vitigno è collegato al clima. Quindi il rapporto tra vino e territorio è una cosa che è insita nella produzione vinicola. Non è possibile immaginare un vino che prescinda dal territorio. E allora se la cantina vuole essere sostenibile, deve essere sostenibile anche il territorio. Questo per dire che cosa? Per dire che quando parliamo oggi di rapporti tra vino e territorio, tiriamo in ballo qualcosa che però deve andare al di là del rapporto così stretto che c'era fin dall'origine. Ricordiamoci il termine terroir che hanno inventato i francesi, evidentemente, e che oggi forse vuol dire qualcosa di più di come è stato coniato una volta. Alcune considerazioni di carattere economico. Se noi guardiamo quello che succede nei sistemi locali italiani, scopriamo che i sistemi locali più dinamici negli ultimi anni non sono stati quelli cosiddetti produttivi, nel senso di produzione manifatturiera, ma guarda caso sono stati i sistemi locali caratterizzati da produzioni agricole e da piccole e medie imprese. E all'interno di questi sono stati i sistemi locali caratterizzati prevalentemente dalla produzione del vino. Non esclusivamente, evidentemente. Allora potremmo utilizzare un'espressione di questo tipo, direi che una regione vitivinicola è in un certo senso una metafora dello sviluppo sostenibile. Se noi immaginiamo lo sviluppo sostenibile, la prima cosa che ci viene in mente è una regione vitivinicola, dove se c'è sviluppo è per definizione, o dovrebbe esserlo, sostenibile. Dove sostenibile vuol dire che cosa? La coniugazione della qualità e della tracciabilità del prodotto, quindi la cantina, la conservazione dell'ambiente, quindi il territorio, la cultura, quindi non solo la cultura materiale insita nella produzione, ma la cultura nelle tradizioni, la cultura nei manufatti. In Italia le abbiamo dappertutto, le cose quasi coincidono. La cultura nell'artigianato di supporto alla produzione del vino. Il vino è un sistema, in alcuni casi esistono dei protodistretti quasi, e sarebbe interessante svilupparli di più, perché in Italia rispetto ad altre regioni, per esempio rispetto alla Spagna, un sistema distrettuale in senso stretto non c'è. Molte volte noi abbiamo, se pensiamo alla produzione del vetro, la produzione del vetro si fa in pochissimi posti evidentemente in Italia, no? E invece è lo stesso per i tappi, eccetera eccetera. E poi gli ultimi aspetti, quelli più recenti, ma che ne sono una parte integrante, l'aspetto dell'enogastronomia, quindi il sistema non più solo vitivinicolo ma agroalimentare, l'aspetto delle produzioni tipiche, quindi non solo produzioni tipiche vinicole, enogastronomiche, ma addirittura produzioni tipiche artigianali che si devono legare a questo, l'aspetto dell'eneturismo, su cui magari ritornerò, che diventa uno strumento importantissimo di comunicazione. Cioè l'enoturismo non solo come strumento per sviluppare in un segmento diverso il settore turistico, ma l'enoturismo come strumento di aiuto e supporto all'azienda per, uso un'espressione, poi magari ci torno, internazionalizzarsi. Cioè è un modo per legare il nome dell'azienda al nome del territorio e farsi conoscere. Allora ecco che cos'è la sostenibilità territoriale e la sostenibilità aziendale nella produzione. È la costituzione di un sistema di attori diversi con un obiettivo comune. Questo tra l'altro ha delle implicazioni molto importanti sulla politica. Prima il dottor Tasca citava una cosa che io conoscevo e che inviterei a ripetere, di una riunione dopo il decennale di operatori non solo del vino in Sicilia, che di fatto sono un esempio di auto-organizzazione in questa direzione, ma lascio la parola a lui su questo qua. Quindi, per chiudere, perché il discorso andrà avanti, sostenibilità del territorio e sostenibilità del vino sono di fatto, forse come non mai, un sinonimo, ma
Il fatto che lo siano dal punto di vista, non dico teorico, ma potenziale, non vuol dire che lo siano dal punto di vista pratico. In altre parole, i nostri territori e i nostri produttori di vino non sono tutti sostenibili. E questa è una sfida, questo è un campo di intervento notevolissimo, perché diventare sostenibili in questa logica vuol dire poi, alla fine di tutto, vendere di più, vendere meglio, soprattutto vendere meglio, perché il discorso del di più, come sappiamo, i consumi di vino si stanno contraendo a livello complessivo. Ecco, io mi fermerei qui per adesso. Grazie. Allora ecco, mi rivolgo a Giuseppe Tasca chiedendo a quali condizioni quindi un'azienda si può definire sostenibile e quanto, diciamo, il favorire la sostenibilità all'interno di un'azienda può essere un fattore proprio di sviluppo, di competitività anche a livello internazionale. Ma è una domanda abbastanza complessa. Definire un'azienda sostenibile non credo sia possibile dal mio punto di vista. Per me la sostenibilità è un percorso, si parte da un presente, da un dato di fatto, si fa un percorso e si cerca di migliorare la sostenibilità da tutti i punti di vista. Quindi sicuramente c'è il punto di vista ambientale, ma anche, c'è anche da mettere l'accento su tutti i fattori di stampo umanistico che un'azienda contiene, quindi il rapporto con i dipendenti, il rapporto fra i dipendenti, il rapporto con la comunità locale, tantissime cose. Allora dire questa azienda è sostenibile, questa non lo è, non mi ritengo all'altezza di giudicare, e credo che la sostenibilità sia un percorso, cioè posso dire questa azienda mi sembra che stia seguendo un bel percorso che la porta a sia dal punto di vista economico che produttivo che umano a fare un percorso sostenibile, per cui non c'è un punto di arrivo. La sostenibilità per me è dinamica, cambia a mutare dei tempi e bisogna adeguarsi e cercare di essere di dare un'anima a quello che si fa anche con la sostenibilità. Per quanto riguarda, come diceva il professore, vino, vite legati al territorio, non c'è dubbio, il vino è un prodotto storico, molte comunità hanno basato anche la loro fortuna sul vino e il vino porta, è un'espressione di cultura, ma per me è molto importante anche nelle zone prettamente viticole valorizzare tutto quello che c'è attorno, non solo il vino ma tutti i prodotti agricoli di qualità. E l'obiettivo deve essere quello di cercare di creare un sistema che attrae gli appassionati enogastronomici, i gourmet di tutto il mondo, in maniera da riuscire a promuovere. Dal punto di vista commerciale, che ha sicuramente un'importanza notevole, ci sono due strategie per poter vendere il vino. Una è quella di avere un prezzo super aggressivo e quindi attaccare il mercato con un prezzo valido. L'altra strategia è quella di argomentare il vino e avere un prezzo remunerativo e sicuramente non basso, quindi un prezzo medio-alto. Argomentare il vino, argomentarlo da soli non si può. Io passo la vita a raccontare quello che facciamo, posso avere credibilità o non, però essere autocelebrativi è sempre difficile, è poco credibile. Se invece si riesce a creare un sistema turistico di valori, di passioni, che porta la gente a visitare la zona, i tuoi vicini, gli artigiani del food che ruotano intorno all'azienda, si crea quel meccanismo virtuoso che poi è quelli che gli inglesi chiamano word by mouth, cioè il passaparola, che è l'arma più convincente, la migliore pubblicità che si può fare al vino e permette non solo di essere sostenibile economicamente, ma anche di esserlo rispettando il prodotto e non cercando di aggredire il mercato con strategie non remunerativa. Grazie. Quindi il tema, appunto, le relazioni tra vino, cultura e territorio sempre di più sono proprio al centro e sempre più importante probabilmente che i consumatori a tutti i livelli riescano proprio a capire l'importanza e ad apprezzare appunto il territorio, il paesaggio e tutti gli elementi che caratterizzano appunto questo binomio. Vorrei chiedere al professor Cicciotti fare un'altra domanda. Un giovane che spesso
difficilmente può essere anche produttore di vino a causa di anche investimenti infrastrutturali importanti. Quale opportunità però può avere di crescita nel settore vitivinicolo e quanto anche l'elemento formativo può essere importante sia per il settore sia anche per i settori collegati proprio al tema del vino e alla viticoltura? Ma credo che quello che stiamo dicendo, direi in perfetta sintonia, precisiamo che non ci siamo preparati prima sulle cose. Ci siamo conosciuti adesso. Implicitamente possono dare una risposta a quello che mi chiedeva adesso Sandro, cercherò però di declinare le cose in modo più puntuale. È venuto chiaramente fuori che vino e territorio sono un binomio in cui ci sono una serie di attività tra loro complementari, in primis evidentemente quello della produzione del vino, perché si crei questo sistema virtuoso di sistema locale competitivo. Allora è chiaro che se tu non sei produttore e non hai capitale o le competenze o il territorio fisico da questo punto di vista per metterti a fare il produttore, perché non dimentichiamocelo che possiamo costruirci tante belle cose intorno, però all'origine ci vesse un pezzo di terra che produce del vino di qualità, se no le storie non si fanno evidentemente, no? Il campo di azione di un giovane che volesse occuparsi di queste cose è notevolissimo, perché abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di artigianato, abbiamo parlato non ne abbiamo parlato, ma potremmo parlarne di marketing territoriale, cioè di promozione di quelle attività. Abbiamo accennato al discorso del turismo e dell'enoturismo. Allora, noi in Cattolica un po' di anni fa avevamo un master che si chiamava Vite, Vino e Territorio, e i nostri studenti, alcuni sono diventati operatori nel settore vitivinicolo, operatori non diretti, se qualcuno aveva un piccolo appezzamento di terra, papà produceva e hanno continuato a produrre, alcuni sono andati a lavorare in alcune cantine importanti, altri si sono messi nei settori affini, quindi una attività agrituristica, un'attività di guida alla conoscenza di questo tipo di produzione, un'attività di gestione di una specie di chiamiamola cantina per la conoscenza dei vini, non faccio i nomi di quale regione, in quale luogo, eccetera eccetera. Allora vedete che chi aveva già l'attività enologica, cioè chi produceva, ha continuato, gli altri si sono infilati nelle attività complementari, e queste attività complementari diventano sempre più importanti, perché sennò, come diceva giustamente Tasca, il sistema non lo si fa se non c'è questo legame. Il che però mi porta a dire un'altra cosa, e poi sentiamo Tasca che ne pensa, che se io preparo dei giovani perché lavorino all'esterno, devo preparare anche delle persone perché lavorino all'interno dell'azienda, perché in genere i rapporti di filiera si costruiscono tra pari, cioè tra persone che hanno le stesse conoscenze. Io questo me lo ricordo quando non mi occupavo di vino, mi occupavo di altre cose, e ci preoccupavamo di quelli che chiamavamo i servizi alle imprese cosiddette, nei distretti, nei sistemi produttivi. E qual era il problema? Il problema era che tu formavi dei giovani che non riuscivano a intercettare la domanda, che pure era enorme, da parte delle piccole imprese, perché le piccole imprese non riconoscevano l'esigenza di quel tipo di cose. Non lo riconoscevano perché i vecchi imprenditori erano bravissimi a produrre i loro prodotti, ma non avevano la cultura del marketing, della commercializzazione, della comunicazione, ma non perché fossero ignoranti, perché erano figli di un modello di produzione di anni fa in cui questi elementi non erano importanti. La prima cosa era saper produrre, e per fare sistema oggi non basta saper produrre. Quindi il discorso della formazione implica un'azione congiunta e all'interno dell'impresa e all'esterno dell'impresa. Questo si è verificato in tanti campi, pensate all'informatica, è inutile che io mando un bravo informatico a cercare di informatizzare un'impresa se all'interno dell'impresa non c'è qualcuno che riconosce, non che sia bravo lui, ma che riconosce la necessità di una cultura informatica. Quindi il vero problema è formare contestualmente operatori esterni e chi lavora già nelle aziende, altrimenti i due mondi continueranno a non parlarsi. Grazie.
Allora rivolgo più o meno la stessa domanda anche a lei, e si può anche in un secondo momento introdurre anche il tema, diciamo, quali spazi ci sono ancora a livello mondiale, a livello internazionale, proprio di sviluppo del settore vitivinicolo, e anche un po' com'è composto il mercato, com'è stato negli ultimi anni la composizione del mercato e quello che sarà anche, diciamo, la previsione del prossimo futuro. Ma cominciando a rispondere al professor Cicciotti sul mercato, sulla formazione interna ed esterna dell'azienda, sicuramente il mercato del lavoro in Italia è un mercato rigidissimo, ci sono delle regole, delle tradizioni di difficile gestione, cioè è difficile che una persona cambi 10-15 aziende come succede negli Stati Uniti, per cui l'esperienza è sempre molto, molto limitata. Molto spesso la formazione esterna all'azienda viene fatta non con degli obiettivi, senza essere vicini alle aziende, per cui poi non si ritrovano le competenze cercate. Quello che io credo sia fondamentale è che ognuno che si affaccia al mercato del lavoro, è anche colui che forma queste persone, deve cercare di valorizzare le attitudini naturali, ed è quello che un po' secondo me deve fare un imprenditore. Io ho delle persone che lavorano per me, cerco di tirare il meglio da ognuno di loro, dando dei compiti che mi sembrano vocati, e cercando di levare tutta la parte in cui lui non trova la passione. Per quanto riguarda la formazione aziendale, è fondamentale sia dal punto di vista delle competenze che si acquisiscono, sia dal cosiddetto team building, cioè dei collaboratori che fanno formazione assieme, ricevono un'energia, fanno squadra, si sentono parte di uno stesso gruppo, e producono, tra virgolette, meglio, perché lo fanno più col sorriso, lo fanno con la voglia di farlo. Secondo me, dal punto di vista dell'approccio al mercato del lavoro, l'Italia è indietro mille anni. Un po' troppo politicizzata, si fanno corsi in Sicilia, non ne parliamo, si fanno corsi di formazione senza senso assolutamente. Io ho scritto una lettera all'assessore all'agricoltura siciliano dicendogli: ma perché non spendete tutti i soldi in formazione invece che darli agli enti di formazione, le date alle aziende, in maniera che noi facciamo formazione sui ragazzi, li utilizziamo anche, perché a noi conviene avere delle prestazioni gratis, però credo che riusciamo anche a dare un servizio migliore, che non, perlomeno li avviciniamo molto velocemente al mondo del lavoro. Quindi sicuramente non è facile. Il giovane che invece si affaccia come imprenditore al mondo del vino, secondo me deve avere tantissima energia, perché il vino è un mercato super inflazionato, c'è troppo vino nel mondo, bisogna avere forza, determinazione, credere, avere delle idee innovative, ci sono delle barriere anche economiche all'entrata, perché fare vino costa, anche finanziariamente, perché tutto il mercato va finanziato, perché c'è un ritorno economico più o meno a 400 giorni sugli investimenti che si fanno, quindi ci vuole anche un aiuto della finanza. Non è facile per niente, ma con la giusta determinazione vediamo tantissimi ragazzi in Sicilia e in Italia venire fuori, per cui è soltanto una questione di crederci. C'erano gli altri argomenti che devo trattare? Per quanto riguarda il mercato, le potenzialità, i possibili sviluppi del mercato del vino, vitivinicolo nei prossimi... Ma il mercato, devo dire, c'è sempre una buona energia nel mercato del vino. Negli ultimi anni credo che tutte le aziende italiane abbiano spostato un po' il fatturato all'estero, perché in Italia c'è per la cosiddetta crisi, ma chi ha lavorato bene ha mantenuto le posizioni anche in Italia. Ci sono dei mercati emergenti come possono essere quello dei Far East, il Brasile, che si è un po' fermato, però è sempre un bel mercato, sicuramente tutto il nord Europa sono assolutamente positivo sul futuro nel mondo del vino, anche perché è un prodotto che piace, è un prodotto che fa tendenza, quindi se si lavora bene, se si riescono a creare i famosi distretti, se si riesce a creare un'immagine, se si riesce a creare sistema. Poi per quanto riguarda noi siciliani, credo che la Sicilia ha delle potenzialità assolutamente inespresse, siamo all'anno zero, c'è chi dice che siamo stati bravi perché siamo venuti un po' alla ribalta come vini siciliani, ma secondo me abbiamo sfruttato l'1%, non mi sento bravo per niente. Penso che stiamo ancora perdendo tantissime occasioni di promuovere tutto il patrimonio storico, culturale, viticolo e agricolo che abbiamo, perché in Sicilia c'è
delle produzioni agricole eccezionali, e secondo me quello per cui stiamo lavorando nei prossimi 20 anni è di portare il mondo degli appassionati a visitare la Sicilia e a diventare ambasciatori della Sicilia. Questo è un lavoro che tutta Italia fa e che tutti noi facciamo anche per l'Italia, perché quando giriamo il mondo per la prima cosa che vendiamo è Made in Italy, poi Made in Sicily, poi se ci riusciamo promuoviamo il nostro brand, ma parlare di tasca a un cinese è praticamente impossibile, perché già sa a stento dove l'Italia, dove la Sicilia non lo sa neanche. Per cui bisogna immedesimarsi e far parte di un grande progetto di comunicazione, lavorare bene in cantina sicuramente, lavorare bene nel territorio, ma anche immedesimarsi in un progetto senza essere autocelebrativi, ma parlando di un sistema che sta nascendo. Grazie. Le faccio un'altra domanda che appunto nel sentire il suo intervento mi è venuto in mente. I nuovi paesi, quindi i possibili paesi di sviluppo che sono già anche sviluppati, come si potranno rapportare con il mercato italiano del vino, quindi per dire l'Australia, il Cile, paesi che possono essere ormai già presenti, consolidati, ma anche paesi emergenti. In termini proprio di competitività con le aziende italiane, sia quelle più grandi, sia quelle appunto piccole o medio piccole, come si relazioneranno, come potranno relazionarsi? Ma già siamo relazionatissimi, nel senso che sono competitors che ci ritroviamo in giro per il mondo e che hanno la loro efficacia. L'azienda media in Italia credo che sia di un paio di ettari, l'azienda viticola, mentre quella australiana e quella cilena sono molto più grandi, hanno dei budget economici per penetrare i mercati, quindi per finanziare il marketing delle aziende giganteschi. Molto spesso ci troviamo a combattere con dei giganti, ma del resto abbiamo la fortuna che l'Italia è il fascino della storia, delle tradizioni, quindi c'è un nuovo mondo, mondo definiamolo antico, con una preferenza per il fascio del mondo antico, per cui credo che i prezzi medi dei vini italiani siano più alti di quelli del vino del nuovo mondo, così come sono stati bravissimi e sono bravissimi i francesi ad avere un prezzo medio ancora più alto di noi, ma non perché, in certi casi anche perché fanno vini migliori, non voglio andare a sindacare, a fare un giudizio sul vino, ma sicuramente sull'atteggiamento di vendita, che è molto importante, che non è basato solo sul prezzo ma su una serie di parametri molto più fascinosi per il consumatore. Allora, ecco, rispetto a questi argomenti, diciamo, abbiamo parlato in questo momento di attività, quindi di investimenti, di aziende, di attività formativa e di giovani. La programmazione europea, la programmazione italiana, i piani di sviluppo rurale degli ultimi periodi appunto di programmazione, quello che sta terminando ora 2007-2013 e il prossimo programmazione 2014-2020. Secondo voi, ecco, rivolgo una domanda prima all'uno e poi all'altro: quanto la programmazione europea e la programmazione nazionale può dare un contributo proprio per lo sviluppo delle aziende, e quali sono stati nel passato, ma quali sono anche oggi e nell'immediato futuro, diciamo, i punti, si direbbe, guardando i piani di sviluppo rurale, gli assi e le misure, cioè quali sono i punti tra i più importanti che possono, diciamo, fare la differenza per le aziende del territorio italiano. Mi rivolgo. Dunque, io sono un po' scettico sulla utilità dell'attività di programmazione così come è stata concepita fino adesso. Sono un po' scettico per numerose ragioni, i produttori credo che potrebbero forse darmi ragione su questo. Sostanzialmente perché se noi facciamo il ragionamento da cui siamo partiti, il rapporto tra vino e territorio e il fatto che il vino e il territorio debbano diventare un sistema, questo non è così riconosciuto nella programmazione. E in generale io trovo, ma questo non riguarda solo la programmazione in campo agricolo, tutto quello che è stato l'utilizzo dei fondi europei, questo lo dico in generale, non a caso poi i fondi europei noi li sappiamo utilizzare poco e male, è visto come qualcosa di accessorio a cui si cerca di accedere
ma mai, io sto parlando dal punto di vista aziendale, non dal punto di vista, ma mai con una strategia. Cioè, io ritengo che il problema non sia quello di i fondi, ma sia di avere una strategia, e poi si vanno a cercare i fondi per. Qui il discorso è sempre stato il contrario: ci sono i fondi, inventiamoci la strategia per utilizzarlo. Questo secondo me è un approccio decisamente perdente. Un'azienda, un territorio deve avere una strategia di sviluppo sua propria e poi dovrà cercare i fondi per utilizzarlo. Qualora i fondi non si trovino, dovrebbe essere il territorio, i territori o i paesi che insistono perché la comunità modifichi il sistema dei fondi, eccetera. Questo non lo è mai stato. In realtà la programmazione, e questo non mi riferisco solo all'agricoltura, è stata quasi sempre subita, cioè ci sta, vediamo che cosa fare, anche perché la programmazione in campo agricolo è stata dettata da paesi totalmente diversi dall'Italia, questo non dico per il vino ma penso ad altri aspetti, e l'Italia ha seguito in modo abbastanza occasionale, scarsamente preparata, eccetera. Io credo che la programmazione del campo del settore agricolo, ma mi riferisco in particolare al settore vitivinicolo, se deve rispondere ai problemi che abbiamo visto prima, deve essere una cosa completamente diversa. Dovrebbe essere una programmazione che parte dal basso, dai sistemi locali di produzione, che fa delle proprie strategie di comunicazione e di penetrazione, che fa delle strategie paese complessive. E allora a quel punto andiamo a vedere quali fondi possiamo utilizzare e come possiamo utilizzarli al meglio. Quindi il mio giudizio è abbastanza problematico, all'atere se volete, no? Quali sono gli enti che in Italia si occupano di determinare una strategia per il settore vinicolo e per i settori connessi? Pensiamo al discorso del turismo. Chi è che si occupa in qualche modo di connettere questi due settori con una visione unitaria di quello che potrebbero essere la cosa? Di fatto non lo fa nessuno, non c'è nessuno che cerca di trovare queste strategie. Gli imprenditori da soli non ce lo possono fare, ma gli enti locali che cosa fanno? Che dovrebbero essere gli enti locali, intendo le regioni in questo caso, no? L'osservazione che faceva prima il dottor Tasca è fondamentale. Ricordiamoci che i corsi di formazione, ma non solo nel campo di vinicolo, sono serviti soprattutto a far campare i formatori. Per carità, attività assolutamente legittima, ma non c'entra nulla con la formazione che serve in azienda, c'entra con l'offerta, non con la domanda della formazione. Allora, il mio giudizio è: finché i fondi rimangono un qualcosa di estraneo, di cui poi si cerca di utilizzare, cioè perché li utilizziamo male sostanzialmente? Li utilizziamo male perché non sappiamo che cosa farci, perché non si riesce a trovare una strategia, dopodiché c'è un'incapacità progettuale, se no non si capisce perché vengono utilizzati male. Allora dobbiamo far crescere la capacità progettuale delle aziende, no, che altro direi dei territori. E dopodiché dobbiamo modellare su quelli i fondi. Cioè, ho trovato paradossale molte volte che ci sta il bando tal dei tali, raccattiamo un po' di progetti per cercare di prendere i quattrini, ma non è questo il modo di fare, evidentemente. Facciamoci una strategia e poi troviamo il modo di farcelo finanziare. Guardate che questo discorso non riguarda solo il settore agricolo, riguarda pure il mondo della ricerca, riguarda un sacco di altre cose. Cioè, io faccio un'autocritica come universitario, quante volte abbiamo concorso a bandi perché c'era il bando e non perché avevamo una strategia nostra che voleva poi andarsi a trovare i fondi per farlo, i partner con cui farlo, eccetera eccetera. Siamo un po' al rimorchio su queste cose, non tutti, però il punto fondamentale è costruirci le strategie, sapere che cos'è che vogliamo vendere e come vogliamo vendere, poi trovarci i fondi. E non può essere l'azienda. Qui c'è anche un problema di professionalità. La progettazione non è una cosa semplice, è abbastanza complessa, ma non perché la burocrazia poi per l'accesso ai fondi è complicata, perché ci vogliono soprattutto le idee. Grazie, grazie mille. Rivolgo la stessa domanda anche a lei, semmai con un'aggiunta riguardo anche al come appunto azienda agricola, come imprenditore, all'importanza di elaborare, di scrivere dei business plan e quanto il business plan diciamo può avere
può essere, diciamo, l'elemento che rappresenta al meglio un'azienda, le ipotesi di progetto di un'azienda, e come anche il sistema bancario spesso vede diciamo, la progettazione, la programmazione degli investimenti. Grazie. Qua rischiamo a finire di parlare di politica, non penso sia il caso. Ma prima di rispondere alla sua domanda, volevo rispondere alla domanda del professore, come sono utilizzati i fondi. Io non sono così negativo, intanto i fondi ci sono stati, ne abbiamo usufruito e per certi versi sono stati spesi anche bene. Ultimamente c'è il cosiddetto piano OCM, dove noi aziende italiane andiamo all'estero a presentare i nostri prodotti con un rimborso spesa del 50%, con dei limiti, dei prezziari, cioè che alla fine ci tiriamo fuori il 35-40%, ma sono utilissimi, ci permettono di essere competitivi su tante operazioni di marketing che noi andiamo a fare all'estero, di farne di più, di farle anche meglio, e questo devo dire è utile, per cui niente da dire. In Sicilia c'è un ente che si chiama Istituto Regionale della Vita del Vino, a cui adesso hanno aggregato anche l'olivicoltura, che funziona, ha funzionato, in questo momento è un momento di difficile gestione anche di politiche, perché è un momento di transito, definiamolo così, ma funziona e ha funzionato e ha supportato tutta la parte di ricerca, e ne ha fatta tanta, è fatta anche molto bene, e ha supportato anche una parte promozionale, organizzando soprattutto per le piccole aziende dei viaggi, dei tour promozionali, o facendo degli incanning di personaggi del mondo del vino. E anche lì devo dire, con sprechi per certi versi delle cose, ma l'idea che c'era dietro non è per niente male. Un'altra cosa che abbiamo in Sicilia, che è stata fatta questa dalle aziende, è Assovini, che è un'associazione di una settantina di aziende, che ogni anno fa una manifestazione che si chiama Sicilia in Primer, dove invitiamo da 100 a 150 giornalisti di tutto il mondo, quindi con un budget importante, dove partecipano tante aziende, e questo è un poco un successo per noi siciliani, perché mettere d'accordo tante aziende per fare una manifestazione dove ognuna, abbiamo dei piccoli sponsor che ci aiutano, ma ognuna investe anche tanti soldi, è un successo. Quindi ci presentiamo al mondo come Sicilia, che è una cosa importantissima, non come tante piccole cantine. Quindi non sono così, sicuramente ci dovrebbe essere un lobbismo positivo che non c'è. Cioè le aziende valide, quelle che sono riconosciute come qualità, dovrebbero insieme cercare di orientare quali sono le azioni che la politica deve fare in maniera da essere di supporto a tutta l'operazione. Mentre in Italia questo è difficile che ci sia, Assovini un po' lo fa perché è di supporto a tutto l'ambiente politico siciliano per orientare le scelte, ma non c'è questa cultura, molto spesso il lobbismo è visto solamente negativamente, e molto spesso lo è negativo, parliamo dei lobby delle banche e di altri settori, ma in certi casi invece dare una direzione, un pool di aziende tra virgolette illuminate, ma dalle più piccole alle più grandi, comunque di successo, che diano orientamenti soprattutto agli atti con cui si recepiscono le leggi europee, per cercare di farli propri, di farli sartoriali per il tessuto siciliano, perché questo dovrebbe essere, perché ogni zona ha le sue necessità, è quantomeno auspicabile. Invece l'ultima domanda che mi hai fatto sul business plan, il ruolo del business plan, e poi anche l'ultimo. Il business plan per l'imprenditore è la base di tutto, però non sempre il business plan comanda. Faccio un esempio forse banale: tutto quello che facciamo ha un business plan. Certe volte il business plan è negativo, però lo si fa lo stesso, perché cioè si va valutato all'interno del business plan il rapporto costo-beneficio, non soltanto costo-guadagno, cioè quindi ricavi e costi, ma anche il beneficio che uno ne ha in termini di immagine. Intanto si può archiviare quella perdita con un budget di marketing, piuttosto che, per cui è fondamentale avere una contabilità analitica e riuscire a prevedere quelli che saranno le spese e quelli che saranno le azioni da fare nel futuro, con cui si redige il business plan, quindi avere una base chiara e una linea guida, ma poi non sono soltanto i numeri a comandare, ma la strategia può essere più ampia. Grazie mille.
Quindi ecco, sì, sono stati introdotti moltissimi concetti ed elementi. Ora vorrei aprire un po' l'attenzione e lo spazio sul tema proprio dell'internazionalizzazione e quindi rivolgere al professor Cicciotti quanto un'impresa vinicola, a quali condizioni un'azienda si internazionalizza e se l'internazionalizzazione in generale delle imprese, in particolar modo delle aziende vitivinicole, aziende agroalimentari, quanto è necessaria l'internazionalizzazione. E poi rivolgo la stessa domanda anche a lei. Grazie. Dunque, io in genere quando parlo dei mercati esteri ai ragazzi, non del vino, in generale quando faccio lezione dico una cosa banale che però forse conviene su cui conviene riflettere tutti insieme. Vendere all'estero, cioè esportare, se per internazionalizzazione parliamo di export, perché internazionalizzazione può pure voler dire fare investimenti all'estero e non è la stessa cosa, evidentemente. Ma se immaginiamo di voler esportare, dobbiamo immaginare che qualcuno importi. Sembra una sciocchezza questa, ma è fondamentale, perché quando noi diciamo bisogna vendere di più all'estero, se tutti vogliamo vendere di più all'estero, è chiaro che questo discorso vuol dire che qualcuno da qualche parte sto vino o qualunque altra cosa deve comprarlo. Quindi noi dobbiamo capire che la vendita all'estero è proporzionale alla capacità dei paesi verso cui noi esportiamo di comprare, il che vuol dire che ci resta una domanda da parte di quei paesi che a loro volta sarà sostenuta dal fatto che quelli esporteranno qualche altra cosa, perché se no non si capisce come fanno a comprare i nostri prodotti. Cioè a livello globale le esportazioni sono nulle, perché di fatto quello che uno esporta lo importa qualcuno da qualche parte, quindi se non cresce l'economia non si esporta. Questo è un discorso fondamentale. Se non rubiamo semplicemente quote di mercato ad altri, però l'economia non cresce, il che vuol dire che bisogna sempre comunque innovare, perché se no evidentemente un gioco a livello globale è a somma zero. Aumenta l'esportazione di uno, diminuisce l'esportazione di un altro. Questo è importante da capirsi, perché se no quando tutti dicono bisogna crescere sulle esportazioni, vuol dire che bisogna che cresca la domanda, se no non si va da nessuna parte. Stabilito questo, il secondo punto che noi dobbiamo capire questo, esportare. Allora qui, proprio per il vino e per le cose che abbiamo detto prima, credo che sia ben chiaro a tutti che la distinzione tra grandi e piccole imprese qui diventa abbastanza rilevante, perché la capacità di esportare è evidentemente connessa, ci diceva prima giustamente Tasca, quanto è stato utile avere quei fondi per andare fuori a far conoscenza, eccetera, eccetera. Le piccole imprese hanno dei grossi problemi da questo punto di vista, è del tutto ovvio. Hanno dei grossi problemi sia per i costi, ma anche perché il tipo di prodotto che loro fanno è un prodotto che evidentemente è più difficile da collocare sui mercati, da collocare sugli scaffali, da collocare presso il consumatore, perché non è un prodotto standard, che è il suo punto di forza ma anche il suo punto di debolezza. Allora volevo attrarre l'attenzione su un altro modo di, tra virgolette, esportare, che è quello di far arrivare i primi consumatori da noi, perché poi questi diventino fidelizzati al consumo di quel vino, che per una piccola impresa può essere molto più importante, perché paradossalmente costa di meno. Allora, siccome siamo un paese turistico, in cui anche qui dovremmo stare molto attenti, perché stiamo perdendo quote di mercato sul turismo, cioè non il primo paese turistico al mondo è la Cina, è diventato a questo punto, quindi il fatto abbastanza Francia, Cina, Italia, questi sono i paesi. Bene, noi dovremmo sfruttare tutte le persone che vengono a visitare l'Italia perché conoscano i prodotti, tra cui il vino, e diventino consumatori, anche se piccolissime quantità, di quel prodotto, soprattutto perché la narrazione del vino avviene in loco. E qui ci spostiamo sul discorso conoscenza del vino, ma non solo, quindi la qualità del prodotto, ma poi tutto il discorso dell'esperienza, stare in cantina, apprendere, fare corsi, eccetera eccetera. E questo per le piccole imprese credo che sia abbastanza importante, perché e ovviamente non possono farle da sole, perché in quel modo si riesce a far conoscere dei prodotti senza passare direttamente attraverso quelli che sono i canali poi di commercializzazione all'estero, che in qualche modo possono strozzare o indirizzare
l'export delle piccole imprese o addirittura impedirlo. Altro elemento importante da questo punto di vista è poi la vendita via internet, altro tema abbastanza importante, cioè far conoscere il prodotto e poi venderlo a distanza. Ci sono casi, non posso farvi nomi, di prodotti o meglio di organizzazioni che in alcune regioni italiane vendono tutti i prodotti di quella regione a distanza, a catalogo, e che ovviamente io sono un conoscitore di quei prodotti perché vado in quella regione da anni, però se non ci fossi andato, se non avessi provato quei prodotti, non li comprerei mai attraverso quel sistema lì. Quindi ho voluto spostare volutamente questo il discorso su questo aspetto, perché penso che Tasca invece ci parlerà anche dei problemi dell'export diretti di una grande azienda, di un'azienda importante come la sua. Però credo che per un sacco di piccoli produttori l'export è miraggio, anche perché quando le produzioni sono piccole, allora bisogna trovare dei canali leggermente diversi per riuscire ad arrivare a quello. Oppure se no si passa attraverso i grandi acquirenti, che ci fanno però poi, come dire, scelgono loro dove andiamo a vendere o meno. Questa è un po' la mia impressione. Grazie. Anche lei, dottor Tasca. Ma sicuramente per i piccoli è più difficile, però molto diciamo esportare, ma molto spesso il vino è un prodotto che deve fare categoria. Se io faccio un vino, non posso fare un vino astratto da tutto il resto, devo dargli una categoria ben precisa in modo che il mercato lo possa leggere facilmente. Per cui io posso fare Nero d'Avola Sicilia, o posso fare Barolo, o posso fare Chianti, è ben connotato, e anche un piccolo produttore di Chianti, certo, di Barolo, può trovare la sua nicchia abbastanza facilmente, e quindi credo che le regole siano un po' uguali per tutti. Ogni tanto il grande c'ha anche qualche problema in più dei piccoli, perché se io sono piccolo posso anche trovarmi un piccolo importatore a New York, uno a Miami e uno in California, e ho finito il mio vino. Se io sono grande ho 20 prodotti diversi da vendere negli Stati Uniti, ho un importatore che ha 5.000 prodotti da vendere, non, dei miei prodotti ne sa poco, io devo continuare ad andare lì, fare staff training a tutto il suo personale, continuare a gestire, cioè, lo vendo io il prodotto, lui mi fa da portaerei, da servizio, non c'è niente di facile. Però noi abbiamo degli atu importantissimi, uno la cucina italiana, il mondo è pieno di ristoratori italiani che sono la nostra forza del mondo, e questo è molto importante per i piccoli e per i grandi, per cui internazionalizzare, cioè vendere all'export, è quasi naturale per un'azienda italiana, quindi la vedo abbastanza positivamente. Italia, vino tradizionale, mondo antico, fascino, per cui credo che il mercato estero stia crescendo e possa continuare a crescere piano piano. Se mi posso permettere, non sono d'accordo con te sul fatto che l'economia debba sempre crescere, non ho più dove andare, possiamo andare solo a sbattere. Cioè, l'economia ormai c'è fin troppo. Quindi il vero problema è che qua si parla di macro, forse neanche di macroeconomia, di sostenibilità futura, che forse ci sono. Che nel mondo siamo troppi, non ci sono più quelle regole naturali di selezione delle persone, che non c'è, quindi continuiamo a crescere in maniera non controllata come numero di persone presenti sul pianeta Terra, ma non credo che l'economia possa sempre essere in crescita. Così come molto spesso sentiamo le persone dire dobbiamo consumare di più, ma cioè, più consumisti di così non credo che possiamo esserlo, anzi mi vergogno di quanto sono consumista. Io e il mio popolo, quindi non credo che ci sia un problema di che l'economia deve continuare a crescere, bisogna razionalizzarla forse. Se mi consenti, era proprio questo che volevo dire, mi sono espresso male. Cioè, quando tutti dicono dobbiamo esportare di più, io volevo dire guardate che esportare di più vorrebbe dire che continuiamo a crescere, perché sennò se io esporto di più vuol dire che lui esporta di meno, perché comunque è complessiva. E quindi capiamoci che o riduciamo e qualifichiamo quello che abbiamo, perché quando l'idea di esportare tutti di più è un discorso impossibile,
Questo che voglio dire, cioè non possiamo crescere con l'export, perché se tutti puntano a crescere con l'export, dove esportano? Fuori dal mondo? Perché di fatto qualcuno dovrà pure importare. E non esiste, no? Cioè se io importo, esporto i miei vini, vuol dire che non lo esporti più te, o tu lo esporti da me, ma allora il discorso è esatto. Quindi il problema è che crescere attraverso l'export, che sembra la parola magica che tutti usano, ma non nel vino, in qualunque produzione, vuol dire che qualcun altro rinuncia lui a produrre. Quindi il problema è, e così ritorniamo al discorso della sostenibilità da cui siamo partiti, il problema è produrre in modo più sostenibile, perché l'export è di più in assoluto. Quando dice l'Italia deve esportare di più, ho capito, ma chi è che li importa questi prodotti e con quali soldi li paga? Quindi più che esportare di più dovremo produrre meglio, in modo più sostenibile. Allora potremo sostituire tutte le produzioni che abbiamo a parità di quantità con migliore qualità. Questo siamo assolutamente d'accordo. La crescita in generale, il mio discorso era macro in questo senso, attraverso l'export è una crescita quantitativa che non ci porta da nessuna parte, quindi era un warning proprio in quei termini lì, attenzione che non possiamo crescere tutti attraverso l'export, perché vuol dire che vuol dire appunto che andiamo a esportare sulla Luna, su Marte, da qualche parte, non ha senso, i consumi del vino comunque si restringono, per cui non esiste questo discorso. Benissimo, allora ringrazio i nostri ospiti, è molto complesso tirare delle conclusioni. Mi vorrei limitare a leggere una brevissima citazione di uno dei migliori scrittori al mondo che tratta il tema del vino e dice: agricoltura, agricoltore e artista, sognatore e lavoratore, edonista e masochista, alchimista e contabile. Il viticoltore è tutto questo e lo è fin dai tempi del diluvio. Grazie per l'attenzione. Ma non ci devi di chi è però? Hugh Johnson. Okay. Grazie mille per l'attenzione.